Associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, usura. Sono questi i reati contestati a 27 persone dalla DDA di Reggio Calabria e arrestati questa mattina dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria grazie all'operazione Garden. Le indagini portate avanti da tempo hanno permesso di stabilire con certezza l'esistenza di un sodalizio egemone principalmente nel quartiere sud della città dello Stretto. Si tratta della cosca di di Indrangheta a Borghetto Latella, per decenni non del tutto autonoma in quanto articolazione satellite della storica Coscalibri, che avrebbe però nel tempo conquistato, con le modalità tipiche delle associazioni mafiose, il controllo delle attività criminali ed economiche di un'ampia zona di Reggio Calabria, coincidente con i quartieri di Modena, Ciccarello e San Giorgio Extra. Il potere mafioso esercitato dal clan su questi territori, garantito anche dalla disponibilità di veri e propri arsenali militari, costituiti da decine di armi, anche da guerra, tra mitragliette, fucili e pistole perfettamente funzionanti con relativo munizionamento, nonché di un ordigno e dai continui atti intimidatori e violenti, si sarebbe consolidato anche attraverso un'importante attività estorsiva, monopolizzando vaste sacche commerciali ed economico-imprenditoriali, nonché numerose piazze del territorio, con espansioni anche fuori dalla città di Reggio Calabria, grazie alla stipula di patti con le comunità nomadi, avvalendosi della stabile collaborazione dei loro più temibili esponenti. Le indagini avrebbero consentito di appurare che l'organizzazione si sarebbe avvalsa delle locali comunità Rom non solo sottomettendole, ma anche in forza di un ormai necessario dout des. In questo modo queste comunità sarebbero state non solo legittimate sul territorio, ma fatto ancora più grave e inedito, avrebbero conquistato uno spazio di autonomia e libertà di estrema pericolosità sociale mai goduto prima e che senza la protezione di cosche storiche e potenti altrimenti non avrebbero potuto avere. Oltre agli arresti, le fiamme gialle hanno dato corso anche al sequestro preventivo di un'imbarcazione, alcuni immobili, una società agricola, diversi terreni e varie autovetture.